Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Martedì 27 settembre 2022, San Vincenzo De Paoli. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Iniziamo con una bella notizia. Verande, balconi e terrazze ora si possono chiudere senza permessi con vetrate amovibili. La novità è arrivata con un emendamento alla legge di conversione del decreto aiuti bis approvato nel passaggio al Senato. Gli interventi di realizzazione e installazione di queste vetrate rientrano nei lavori di edilizia libera. Il gruppo Fratelli d'Italia di Ostuni, con grande dispiacere, attraverso un comunicato stampa sottolineano l'atteggiamento inerte e restio della commissione straordinaria di fronte alla gestione di temi importanti per la comunità a seguito di diverse segnalazioni fatte pervenire. È inaccettabile assistere all'incapacità nonché indifferenza da parte di chi ha un ruolo esecutivo nell'amministrazione della città nel determinare e programmare la riapertura dei bagni pubblici, la mancata riapertura del plesso Bosco, pronto per accogliere i ragazzi che hanno il diritto a beneficiare del miglioramento delle condizioni di studio e la pulizia della città carente da mesi. Tematiche segnalate e rimaste inascoltate. Ci si augura che gli organi preposti avviino un dialogo costruttivo e continuativo con la collettività per la risoluzione dei problemi. Ecco come hanno votato gli ostunesi attraverso il portale Eligendo del Ministero dell'Interno. Diamo lettura solo dei primi tre risultati per i due rami del Parlamento. Alla Camera dei Deputati, il candidato Mauro Dattis con le liste del centrodestra registra 6.376 voti. Giuliano Salvatore con la lista a lui collegata del Movimento 5 Stelle registra 3.313 voti. Brigante Elena Tiziana con le liste del centrosinistra registra 3.019 voti. Mentre al Senato della Repubblica la candidata Vita Maria Nocco con le liste del centrodestra registra 6.394 voti, Roberto Fusco con la lista a lui collegata del Movimento 5 Stelle registra 3.259 voti e Maria Grazia Cascarano con le liste del centrosinistra registra 3.073 voti. Tramite il portale Eligendo è possibile conoscere tutti i dettagli per ogni candidato insieme alle liste. Oggi e domani alle 18 in via Fogazzaro, presso il Teatro Polis, l'associazione di promozione sociale Guizzi di Marionette presenta i laboratori della nuova stagione. Info e prenotazioni al 338-433-7012. Prossimi al matrimonio Palma e Oronzo. Felicitazioni ai futuri sposi. Oggi dalle 9 alle 13 è operativo il centro vaccinazione sulla via dei Colli. La somministrazione prosegue con la collaborazione dei medici di famiglia e delle farmacie. Disponibili i nuovi vaccini Pfizer e Moderna nella formulazione bivalente Original Omicron BA.1, indicati come dose di richiamo. Per accedere al centro è preferibile la prenotazione all'800-888-388. Si può accedere senza prenotazione un'ora prima della chiusura. Il bollettino di ieri registra 360 contagi in Puglia e 0 decessi, 40 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia in piazza effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, in arrivo rovesci e temporali, venti moderati dai quadranti sud-occidentali, temperature in netto aumento, mare molto mosso. Citazione odierna, ci sono momenti in cui va tutto bene, ma non ti spaventare, non dura. Grazie per aver preferito la nostra informazione.